Siamo arrivati a Penna Piedimonte e ho avuto anche un pazzesco a parcheggiare praticamente vicinissimo al centro storico. Ed era l'ultimo parcheggio libero. Guarda che roba, guarda qua. Sei contenta che ti ho portato a Penna Piedimonte invece di portarti, che ne so, a Porto Cervo? Il giro è senza pretese. Siamo partiti domenica mattina giusto per vedere l'interno di Penna Piedimonte, perché normalmente le ultime volte che siamo venuti qui è stato per fare un percorso molto facile, che si fa panoramico, abbastanza bello, dove c'è una roccia a forma di penna. E non so se sia quello il motivo per cui Penna Piedimonte si chiami Penna Piedimonte. Si è aperto la palla. Micio. Buongiorno. Ho appena letto su Wikipedia che Penna Piedimonte conta 445 abitanti. Dove andiamo? Andiamo giù? Andiamo giù. C'è un silenzio pazzesco. Mi sento anche in imbarazzo a fare ste riprese. Ah, non si vede da nessuna parte qui. Ah, è dentro. Ah, è vero, le case scavate dentro la roccia. Peccato soltanto che oggi il cielo non è proprio il massimo, non è proprio bello bello. Guarda qua! Ci sono dei lavori. Credo di aver letto da qualche parte che Penna Piedimonte venga anche chiamata la Matera d'Abruzzo. E visto che ci sono le case scavate nella pietra e vista anche questa parte qui, questo scorcio, non mi meraviglia. Non so se è proprietà privata. È tutto aperto. Si sale continuamente a Penna Piedimonte. Dai, forza, forza! Questo è un gruppo di Maierlano. Questo gruppo qua invece fa parte di Maierlano. Hanno fatto una tappa qui, adesso andranno a visitare il frantoio rupestre che è più sopra. E poi la Cavalia delle Pile, il Belvedere, insomma. In alto là, in basso e nella grotta qui a fianco, ci sono questi canaletti che sono un sistema di raccolta delle acque, sia piovane che sorgive proprio dalla roccia, che è molto molto simile al sistema che utilizzavano a Matera, però qui era proprio della roccia. Lì invece la usavano quella dei tetti, incanalando i tubi in terracotta. Hanno miglia, forse anche prima. Ale, prego. Guarda che figata. Questa è la prima televisione di Penna Piedimonte. Andare. 445 abitanti. 200 vecchietti, compreso il sottoscritto. Picasso, quando ha inventato il cubismo, è venuto qua, si è affacciato lì e ha inventato il cubismo. Ma il cubismo l'ha inventato quello che ha fatto sta casa. Il signore gentilissimo ci ha spiegato due cose, ho il fiatone, e ci ha detto che effettivamente se all'anagrafe ci sono 445 abitanti, di effettivi a Penna Piedimonte ne rimangono soltanto 200 e io non ho più fiato. Mi è appena venuta in mente la puntata di Better Call Saul quando beveva la sua pipì. Com'è stato il giro? Ti è piaciuto? È un po' faticoso. È vero, perché Penna Piedimonte sono tutte salite e discese, non esiste un pezzo in piano. Siamo usciti dal paese e stiamo andando verso l'inizio di quel percorso di cui vi parlavo prima, dove c'è la penna, dove c'è quella roccia a forma di penna, non penna, di penna. E dai, andiamo un po'. Papi, ehi. È più grande di me questa. È vero, patatine come snack. Di metà mattino, di mezzogiorno. Ma no, che non si casca, io non mi sto reggendo, dai. Questa è la famosa penna. Questo è l'arco naturale. Adesso noi faremo questo percorso qui
e cercheremo di arrivare su. Cercheremo, non è difficile. Bravissimo, dai che sei un escursionista nato. Siamo venuti di qua e si va di qua. Ciao! Fibi. E siamo arrivati al punto più alto di Penna Piedimonte, dove c'è appunto la penna e l'arco naturale. Da qui la vista è spettacolare. Adesso scenderemo di nuovo per il percorso, però volevo farvi vedere che qui, non so se si vede, inizia un altro percorso. Il percorso che faremo noi, soltanto un brevissimo tratto perché dopo dobbiamo andare a mangiare in un posto che abbiamo prenotato e vi farò vedere. Qui c'è un altro percorso un pochino più complicato, leggermente più complicato, poi dipende dal grado di confidenza che avete voi con il trekking e con la montagna. Qui inizia un bel percorso, mentre giù c'è il Balzolo, che è un percorso più per famiglia, un pochino più pianeggiante, quindi è molto più semplice da fare. Però era giusto dirlo, qui c'è un altro percorso. Ma se dobbiamo andare a fare le escursioni io e te in montagna, poi come facciamo? Solo tu e io. Solo tu e io, ma che sei impazzito? Da qui iniziamo il percorso del Balzolo, che è questo qui, e se riesco a farvelo vedere, va di qua. Un attimo che ve lo faccio vedere meglio. È tutto questo percorso qui, che costeggia la montagna e gode di tutto questo panorama. Beh! Noi non lo faremo tutto questo percorso, ovviamente arriveremo fino a un chilometro, ma forse meno, perché sono le 12:20 e abbiamo prenotato all'1 il ristorante, una trattoria. Che bella invenzione le panchine! Questo è il percorso, e quindi, allora, non è un percorso ad anello, come dicevo, è lineare, si arriva in fondo e si torna indietro. Ah, ma allora ci sono anche le discese a Penna Piedimonte. Dobbiamo arrivare al ristorante. Rita ha detto, chiede alla signora che sta sul balcone, la signora ha sentito, si è ficcata dentro. Guarda che spettacolo di posti. Guarda. Si sente odore di carne arrosto e carne al sugo per tutto il paese. Ci hanno appena informato che dove abbiamo prenotato noi qui non è un ristorante, è una birreria, e la domenica fa anche da mangiare. Pizza, birreria. Oddio, che figata. Ragazzi, questo è il nostro tavolo? Sì. Non mi sarei aspettato da una birreria un locale del genere, è bellissimo, ma anche i bagni giù sono scavati nella roccia. Com'è la pasta, Alessandro? Ancora inizio. Ancora inizio. Se ancora metto tutto il formaggio, grazie. Buon appetito. Dentro la borsa. Mi sa che è scotta. Non scotta. È buona. Piace? Sì. Prima l'origano era liscio, dopo l'origano. Ui! Guarda che è. Le polpette. Promosse. Sono buone, oh. Me l'aspettavo col sugo, però vanno bene così. Poi quando vede che l'ho finita. Piacere. Ci hanno portato anche i fichi, prima ne erano di più. Ma questa qui se l'è divorati. Abbiamo mangiato bene. Per un menù fisso abbiamo pagato 20 euro a testa, il bimbo per un piatto di pasta ha pagato 5 euro. Solo che non fanno i caffè.
e quindi il caffè dobbiamo prendercelo altrove. La ragazza ha detto non fanno caffè perché il locale è umido. Ah, permesso. Vabbè, noi siamo congiunti, quindi possiamo... Ok, sì, allora, due caffè e gli amari li prendiamo dopo. Siamo riusciti a prendere il caffè, però l'amaro era caldo, quindi abbiamo rinunciato all'amaro. A tappe. Adesso l'amaro lo andiamo a prendere da un'altra parte ancora. Ci siamo fermati a Bocca di Valle a fare un piccolo percorso tra i boschi in modo da stare un pochino freschi e digerire. Io non ho ancora preso l'amaro però. Un amaro fresco ce l'hai? Un amaro fresco? Un amaro? Io c'ho la birra fresca. Eh? Due chirurghi. Oddio, non passa. Allora aspetta che ce la faccio, vediamo senza farlo cascare. Olè! Qui inizia il percorso, non è proprio tutto in ombra però. Dieci, nove, otto, sette, facciamo così, yeah! Tre pirla. Stiamo entrando in questa grotta che non ho assolutamente idea di... Noi eravamo qui dietro prima. Ma questo non è il simbolo di Venezia. Questo è il simbolo di Venezia. Però è tutto a tema marinaresco. Preghiera del marinaio. Andrea Bafile. Bafile. Non ho idea di chi sia. Ma pare che tutta questa grotta, questo santuario, sia dedicato a questo Andrea Bafile. E da qui inizia il percorso per arrivare fino alle cascate di San Giovanni, ma penso che si dirami anche. Bene ragazzi, ci facciamo questa scarpinata tra i boschi e noi ci vediamo alla prossima puntata.